siamo tornati, quindi abbiamo a brevissimo la lobby. Spieghiamo un attimo la struttura del torneo. Ovviamente queste cup della Summer Nvidia si suddividono in ben 4 cup in cui ci si può iscrivere liberamente. Ovviamente come potremmo dire, il torneo stesso è in single bracket elimination. Non c'è né winner, non c'è né loser. Ovviamente best of one al meglio di un game, quindi essenzialmente se si perde l'unica partita si è fuori dal torneo. Quindi bisogna fare molta 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 attenzione. Questi mini tornei, come li vorremmo chiamare, servono per ottenere ovviamente uno slot per poi la qualifier finale, per avere ovviamente i fantastici premi dal primo al quarto posto. Ricordiamo quindi che è fondamentale iscriversi alle pre-cup, perché in questo modo si può ovviamente avere accesso alle cup più grandi e ovviamente si potrà avere accesso a tornei ulteriori. La cosa importante quindi è partecipare, far parte della community e far parte della partita. Andiamo 2 secondi in AFK Zone e saremo con voi, si spera, con le bump pick. Ok, dovrebbe esserci l'audio. Ovviamente questo è la prima serata, un bel po' di casting, dovrebbe andare tutto regolare. Ricordiamo sempre, siamo a 120 secondi di delay, quindi le comunicazioni non ci arrivano in modo tempestivo, ma non siamo così tempestivi a fixare. Dovesse andare tutto bene, dovreste avervi. Quindi eventualmente al massimo ci sarà un minimo di fruscio, un minimo di rumore, come potremmo dire, virtuale da quant'altro. Quindi sperando vada tutto al bene, almeno per quanto riguarda il casting. Come stavamo dicendo, dato che l'audio era bassissimo e non mi si sentiva, questa finalmente stasera è la N-Cup di Nvidia, sponsorizzata ovviamente da loro e da SL Italia. Come consiste, in cosa consiste, come si svolge questa cup? Essenzialmente sono 4 mini cup estive con eliminazione diretta. Questo cosa significa? Un solo game, una sola scalata. Se si viene eliminati completamente da una partita, si può riprovare sulla cup successiva. In palio ci sono gli slot per ovviamente il torneo più grande finale, e questi slot poi garantiranno ovviamente un torneo un po' più ristretto, ma con ovviamente migliori giocatori. A quel punto si decideranno dal primo al quarto posto, con i fantastici premi che ovviamente avrete potuto vedere all'interno di ESL del portale. Quindi vi rimando ovviamente ai link specifici per dare un'occhiata più o meno a cosa ci si aspetta. Ora, se Dio comanda e se dovesse andare tutto bene, avremo fra un minutino due. Intanto chiedo alla regia se c'è la bump pick face, se hanno aperto la lobby, non ancora? No, niente. Dovremo aspettare un altro po' che i team ovviamente si organizzino e si preparino per lanciarsi nelle varie pick, nelle varie ban. Ovviamente la mappa è stata già selezionata dopo il ban draft delle mappe e si giocherà su Sky Temple, quindi aspettiamo di vedere ovviamente più avanti l'analisi e tutto il resto. Vi ringrazio per l'attenzione e buona serata e buon proseguimento con le partite che vi andremo a mostrare. Ed eccoci quindi ritrovati con la partita. Abbiamo i For Fun versus Team EOL e andiamo ad analizzare un po' le ban e le pick che si svolgeranno. Allora, dando un'occhiata in generale al meta che si sta costituendo principalmente in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane, diciamo che per la maggiore abbiamo una situazione in cui vengono sfruttati 2 burst damage principali, un assassin melee, in questo caso per esempio Illidan, e successivamente classico tank healer. Non vediamo più ovviamente la coppia di doppio support e raramente si utilizzano delle strat con doppio tank. Questo cosa significa? Che adesso l'attenzione è impostata tutto su quelle pick che riescono a vincere tranquillamente la partita già dal livello 16 in poi. E in questa ovviamente zona rientrano Keltas con il suo livello 16 spaventoso, uno dei maggiori DPS dealer all'interno del gioco, e ovviamente come tank principale molto decisamente spaventoso abbiamo Jhon, che nonostante sia uno dei warrior principali di questa patch, viene utilizzata molto bene per varie combo. Essenzialmente abbiamo per esempio Jhon più Tyrande, Jhon più Jaina specialmente, oppure direttamente con Keltas. Quindi io mi aspetto per gli EOL una pick del genere, probabilmente andranno per un classico Muradino ETC o molto 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 probabilmente Jhon. Intanto dall'altra parte per i fan abbiamo
Rhaegar come pick del Lillard. Ecco, Rhaegar è una pick che non si è vista molto spesso ultimamente, perché? Perché essenzialmente c'è Brightwing, che però è stato bannato. Poiché Brightwing è importante, oramai non lo si gioca più con Vento Aureo, bensì lo si gioca con Blink Heal. Quindi gli permette di muoversi velocemente all'interno della teamfight e gli permette di spammare tanto tanto healing. Questa cosa Rhaegar non l'ha. Ma cosa ha Rhaegar di vantaggio rispetto all'avversario? Semplicemente ha una sottospecie di refull che ti permette di mantenere il tank, diciamo, ad alte percentuali. Abbiamo visto anche, per chi avesse seguito ovviamente il canale, chi avesse seguito ovviamente le vecchie competizioni di Heroes of the Storm, che a questo punto anche Muradin con Malfurion può essere una combo adeguata, perché Malfurion diciamo entra in una perfetta combinazione grazie alla sua elevata pool di HP. Ora, le uniche pick che stanno mancando per entrambi i team, per Yeol, dovrebbero essere a posto, almeno con il ranged poke damage. Per quanto riguarda i For Fun, devono ancora piccare un bel po' di damage. Abbiamo ancora a disposizione Jaina, quindi quasi sicuramente andranno a piccare lei, perché è abbastanza forte in questo meta, è abbastanza presente e può fare dei buoni danni. Quali altre alternative abbiamo? Falstad. Falstad ha un fortissimo movement all'interno della mappa e ti permette di raggiungere quindi facilmente gli obiettivi. Ma Falstad è ancora comunque situazionale, va bene più per valle e non per Sky Temple. Per Sky Temple serve controllo, serve zoning, quindi in questo caso, ecco, Jaina è stata piccata, viene anche presa Sylvanas. Sylvanas, se ricordiamo bene, è una pick imprescindibile di questo meta e ovviamente viene sfruttata al meglio. Viene sfruttata al meglio perché può fare letteralmente, può clearare le wave, può tranquillamente ripulire tutti i creep che gli si riparano davanti. È bravi, è, diciamo, eccezionale in jungle, specialmente se accompagnata da Jaina o da un altro DPS dealer, perché può stunnare i creep, può stunnare fortezze, può stunnare di tutto. Quindi la utilizzano o per split pushing avanzato durante la presa degli obiettivi, quindi probabilmente potremmo vedere tre persone, due magari su un tempio, e successivamente vediamo Sylvanas che tranquillamente pusherà la wave e cercherà di mantenere più zoning, controllo e ovviamente soaking di exp sulla sua lane, e raramente la vedremo joinare in fight, a meno che ovviamente non arriva al livello 10, e allora lì la sua arrow può fare veramente la differenza, può silenziare tutti gli avversari, ricordiamo bene, e quindi può spezzare completamente la team fight. Pick che oramai sono scese dal meta, che non vediamo quasi mai più, sono Nazebo, per esempio, Tyrande, Diablo, quindi è normale che gli Yaul siano andati per l'alternativa migliore, dato che TC era fuori, sono andati con Muradin. Lillard lo hanno già equipaggiato, Uther, e Uther, ricordiamo bene, è cambiato tantissimo dalle ultime patch. Oramai quando muore può soltanto utilizzare una Flash Heal, quindi non è più, diciamo, non è più così prorompente come era in passato, e non utilizza ovviamente più il suo stun AOE. Perché? Perché semplicemente non lo può utilizzare. E invece Yeol utilizzano Nazebo. Fantastico. È una buona mossa. È una buona mossa sorprenderci con questi pick out of meta. Ma analizziamo perché Nazebo non viene più tanto utilizzato come in passato. Semplicemente lui aveva un problema. Ok, aveva due ulti, il Golem, ok, e lo Spirit. Lo Spirit era la spell per cui andavano tutti quanti. Il problema è che era una channeled spell significa che è canalizzata, devi rimanere fermo sul posto per poterla utilizzare. Dall'altra parte, ok, cosa è successo? Nell'ultimo patch hanno buffato il Golem di Nazebo, quindi lui non, diciamo, per quanto riguarda l'utilizzo della sua ulti, a prescindere dovrebbe prendere Golem. Ecco, Golem è diventato un'ottima spell comunque per bilanciare, per variare. E il dato che non deve rimanere più fermo come assist del team, non è, diciamo, non subisce così tanti stun, non subisce così tanto controllo o vantaggio. Qual è il problema adesso? Che Nazebo è squishy e ha pochi escape. Ricordiamo la rimozione dello sprint qualche mese fa. Quindi se viene acchiappato, se viene preso, ha forti difficoltà a continuare. Però vedremo un po' come se la giocheranno. Del resto sta tutto all'abilità del team, sta tutto a come cercheranno di organizzarsi, su quali bersagli sensibili andranno. Andranno su una valla che utilizzerà la sua build di multishot, oppure cercheranno di prendere Keltas, che, diciamo, è un glass cannon. Fa veramente tanti danni con la Living Bomb, però al contempo, diciamo, è facilmente isolabile. Oppure, diciamo, focusseranno l'attenzione su questo Nazebo. Tutto è da dire, tutto è da dimostrare. C'è solo una cosa importante: ricordare che questo è Sky Temple, quindi analizziamo un po' questa mappa. Questa mappa è principalmente giocata per il controllo dei punti. È una delle mappe neutre, più o meno come Dragonshire o Valle Maledetta, eccetera, eccetera.
Essenzialmente, in cosa consiste la mappa? Bisogna prendere un tempio, bisogna togliere i creep neutrali da questo tempio e essenzialmente bisogna cercare di avere controllo del team avversario con il proprio DPS, controllo della zona con, diciamo, del CC in generale, e successivamente si cerca di shottare la fortezza avversaria semplicemente rimanendo sull'obiettivo. Quindi l'obiettivo fa la partita, mentre in altre mappe l'obiettivo aiuta a conquistare la partita. Questa mappa è fondamentale. Qui la meccanica, qui i templi fanno la differenza, perché ne spawnano due, perché ne spawnano tre verso la fine della partita, quindi attorno ai 25-27 minuti, perché bisogna avere un controllo buono con le proprie ulti, un controllo AOE. E quindi Keltas, per esempio, rientra in questa categoria di personaggi. Keltas con la sua Fenice può controllare una vasta area all'interno del tempio, può fare DPS agli avversari, può riposizionare dal livello 20 la Fenice. Quindi diciamo che potrebbero esserci delle sorprese. Ora, l'ago della bilancia lo vedrei pendere al momento più verso Yeol. Semplicemente perché Yeol hanno una composition molto 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 solida. Hanno Muradin che può stanare fino a due bersagli, quindi diciamo è abbastanza confidente nel bloccare Jaina oppure bloccare il channeling di Tychus quando utilizza ovviamente la sua mitragliatrice. D'altra parte hanno comunque Valla con multishot build che rimarrà a distanza sempre, comunque riuscirà a ripulire facilmente le wave di creep, riuscirà velocemente a, diciamo, a pokare dalla distanza, utilizzare quindi queste nuke dalla distanza costantemente per dar fastidio sulla zona del tempio, e eventualmente hanno Uther che comunque fornisce un bel po' di healing e non solo, fa shiftare il focus degli avversari con la sua ulti. L'unica pick che appunto un po' X è Nazimo, ma vedremo come la sfrutteranno. Dall'altra parte invece i Forfun che cosa hanno a disposizione? Beh, innanzitutto hanno Jaina e Sylvanas, che sono le god tier pick di questo meta, insieme ovviamente a, come abbiamo detto prima, a ETC per esempio, o per l'appunto a Valla stessa. Non solo, hanno una buona combinazione con il loro tank, perché lui è in grado letteralmente di stannare più o meno tutto il team col suo impale, se posizionato bene ovviamente. Ok, io intanto con l'analisi avrei finito per il momento. Lanciamo un attimo un paio di messaggi da parte dei nostri sponsor e ci rivedremo a brevissimo con il game vero e proprio. We'll be right back.
Sì, pusherà bene, ma è estremamente squishy. E Kelta Suorra sarà senza alcun problema, senza alcun costo di mana con la Living Bomb. Basta che ti utilizzi ovviamente l'enhancement della spell, basta che vai in avanti e cerca ovviamente ogni volta di castare due volte di fila la Living Bomb per fare i suoi danni. Intanto la situazione delle torrette non cambia. 20 templi vengono sfruttati il più possibile e nonostante Keltas sia andato giù sempre per il classico roaming da parte di Tychus, non credo che ovviamente questo Muradin si faccia buttare giù. È abbastanza tankoso ultimamente, è difficile da diciamo contestare. I templi sono finiti, abbiamo una situazione di livello 5 contro livello 5 appena eseguito, ma ovviamente l'inizio è livello 5 per entrambi i team. Un Uther molto 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 pazzerello, che infatti adesso verrà probabilmente preso e una death che non ci voleva in questa top lane, che non fa altro che lanciare in avanti il team ovviamente dei Yeol, che in questo caso stanno avendo un buon controllo di mappa, lo possiamo vedere ovviamente anche dalle statistiche, e riescono ad avere ovviamente anche un buon controllo delle lane, non solo degli obiettivi. Abbiamo visto bottom lane Keltas, una death che non ci doveva stare, in top quest'Uther che non doveva morire in alcun caso. Sono scelte, vuoi andare più greedy, vuoi prendere experience, vuoi cercare di schiacciare gli avversari semplicemente mantenendo la tua presenza o ti fai killare? Non è facile ovviamente giocarsela, non è facile avere una combinazione perfetta al 100%. Ora, un'altra particolarità ovviamente di questa mappa è cercare di prendere verso il quarto minuto i campi, precisamente questi campi in bottom di Siege. Perché? Perché essenzialmente ti pushano la lane, ti permettono di zonare e ultimamente, dato che sarà soltanto un tempio, in questo caso il secondo spawn si tratta soltanto di un tempio, beh, cerchi di sfruttare il pushing più che puoi per poter avere zoning, per poter avere spazio, per poter infilare ovviamente i tuoi alleati sulla zona di bottom lane, in questo caso nei cespugli. Intanto ridiamo un attimo un'occhiata top, nulla fuori dalla norma, non roamano molto, non sono decisamente aggressivi questi ragazzi. I for fun sì, subiscono più che altro, vedete l'aggressività da parte di Yeol, che stanno facendo delle rotation da paura. E intanto questa death è molto importante perché può dargli dei problemi. Guardiamo questo Malekith che non riesce a salvarsi. Intanto tutto il team da dietro vuole dare una mano. Arriva intanto il Khan da parte di Jaina, cercano di dare un po' più di DPS. Sylvanas, che anche lei cerca di intervenire, ma ancora nulla è fatto. Ancora nulla è dato perché devono gruppare in 5. Stanno aspettando Keltas per eventualmente partire con la teamfight del secolo. E infatti la teamfight c'è nell'aria, se ne sente la puzza, ma chi focussare? Focussiamo Tychus, Jaina o Sylvanas, che è più vicina? Preferisco andare sul tank, e il tank infatti li rigira completamente con uno stun. Intanto sta per bandare con l'impale. Oddio, Malekith ha permesso di avere una kill. Intanto guardate anche Keltas, non sta assolutamente facendo complimenti. E intanto Malfurion, gran bello stun, riesce a bloccare la Sylvanas, che però riesce a scappare in diciamo tutto e per tutto, ma l'azione si è svolta in una maniera un po' disordinata. Prima sono andati sul tank, questi for fun, poi si sono, diciamo, rigirati su Jaina. È stato un po' confuso, ma perlomeno sono riusciti a ottenere gli ultimi colpi del tempio, sono riusciti a ottenere un bel po' di experience, ma non sono riusciti ad avere il livello 10, fondamentale per poter vincere il prossimo tempio, il prossimo obiettivo, la prossima teamfight. Un'altra particolarità di questa mappa è poter sfruttare, diciamo, meglio possibile, come abbiamo già detto prima, il proprio AoE. E devo dire che dal livello dei for fun l'AoE ce n'è tanto, ce n'è troppo. Abbiamo Nazebo, abbiamo Valla, abbiamo specialmente Kel'Thas con la sua ulti. D'altra parte invece abbiamo Sylvanas, che sì, possiamo considerare la sua ulti un AoE spell in tutto e per tutto, ma dopo la nuke iniziale e dopo ovviamente il silence è un più diciamo una ulti per poter spezzare la teamfight, o perlomeno per chi ha perso una kill su quell'avversario estremamente squishy o che ha bisogno di escape, di andare in and out nella fight e cose del genere, che non una spell di DPS grossa totale, come potrebbe essere quella di Tychus. Aspetto di vedere ovviamente queste ulti, perché queste ulti faranno la partita. Ovviamente diamo un'occhiata a Sylvanas, che andrà con pioggia vendicativa, una spell molto classica, non è male, anche perché gli permette di avere un buon CC. Intanto in top c'è già un'azione contro questo Rengar, che purtroppo andrà giù. Vediamo la torretta di Tychus, che sta andando su vari bersagli, ma può essere chiusa. Purtroppo una spell sprecata in questo caso, perché l'ha utilizzata per poter permettere un salvataggio su Rengar. Principalmente Rengar, sì. Cerca di essere
decisivo per il team, cerca di intrufolarsi in mezzo alle team fight, sta andando avanti e indietro per la mappa supportando le rotation del team EOL, ma in questo caso non va molto bene. Ora, per quanto riguarda ovviamente anche i, diciamo, gli obiettivi in sé, non ne sono stati catturati molti, non ho visto grossi campi, non ho visto queste azioni belle, coordinate, istantanee e decisive che ovviamente fanno la partita, come potrebbero essere diciamo le azioni degli Hyperactive. Bensì vedo delle azioni, vedete, scollegate, spezzate, vedo questo out of positioning molto 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 brutto, e devono sacrificare in questo caso un Uther e probabilmente anche un Muradin. Vedi, non va bene, non va assolutamente bene. Muradin ovviamente ha un disengage, ma il tempio top è completamente andato, e non solo, hanno garantito ancora più experience per i ragazzi. Intanto ovviamente l'obiettivo continuerà a macinare, continuerà a prendere abbastanza le strutture. Il gate è andato, le due torri sono andate, probabilmente anche la pozza, sì, anche quella è andata, non c'è assolutamente nulla, e Muradin rimane ancora lì in mezzo, sa che può disengaggiare, sa che può saltare, ma in questo caso è rischioso. Intanto Sylvanas, anche lei interviene tranquillamente, vuole influire su questo pushing, stunnando decisamente la fortezza, e non è male, stanno andando in un 3-on-2 e secondo me Muradin potrebbe andargli a finire male. Intanto Tychus va con la sua minigun, riesce a prendere il controllo della situazione, d'altra parte anche Uther di nuovo, cose a caso infinito, la ulti viene utilizzata, sta aspettando l'arrivo di Keltas che arriva con la sua ulti, intanto viene droppata anche la torretta, oh boy, il Diamond Crusher da parte di Tychus, e ovviamente ci ritroviamo con ben 3 death da una situazione che poteva finire bensì con una kill e basta. Non va bene, non solo, guardate Malek come vuole essere greedy, vuole prendere il controllo intero dei campi. Dall'altra parte invece Keltas sta cercando con il suo Pillar of Fire di avere più DPS, più damage possibile, ma non sarà così. Nazibo spotta l'avversario, potrebbero finire i campi, non c'è assolutamente nessun tipo di contesting da parte del team rosso, in questo caso da Yeol, ma si sposteranno bensì sul loro campo. Un'altra particolarità ovviamente di questa mappa, diciamo sulle varie tante altre che abbiamo già esposto, è che bene o male, non importa quante volte subisci il colpo del tempio. Perché? Verso il late game, abbiamo già anticipato, spawneranno dai 2 ai 3 tempi, costantemente. Specialmente late game, noi stiamo parlando di 27 minuti o giù di lì. A quel punto, intanto, 2 secondi, dobbiamo sentire che ci sta dando dei segnali. Vi lasciamo. Intanto possiamo dare un'occhiata al... Ok, mi dicono che ovviamente hanno rigirato le grafiche, vabbè, amen, non c'è molto altro. Possiamo dare quindi un'occhiata alla teamfight con Posino. Possiamo vedere, ecco, che lancia intanto la ulti Keltas per mantenere il controllo del campo, ma potrebbe essere un ulti sprecato. Intanto Sylvanas, grazie a Nazibo, andrà giù. Rengar che utilizza la sua ulti sul bersaglio sbagliato. Comunque Sylvanas riesce a salvarsi, parte la teamfight, il silence non serve a molto perché oramai sono beccati completamente, si sono allontanati da questo accorpamento di eroi. Guardiamo Tychus che intanto semplicemente può jumpare via e finirà qua. Non c'è ancora periodo di boss, non c'è ancora periodo ovviamente di obiettivi, e non è periodo di team fight, perché 13 contro 15 cosa vuoi fare? È difficile entrare in, diciamo, in una team fight con un team che ha ben 2 livelli superiori al tuo, perché hanno semplicemente più damage, hanno più spell ability. Quando hai 2 livelli di differenza non sono 2 livelli, sono 2 livelli del team. Questo significa che complessivamente e singolarmente il team blu ha 10 livelli di differenza contro gli avversari, quindi bisogna sempre fare attenzione su quali fight si possono ingaggiare e quali invece si possono dimenticare. Intanto che Keltas ovviamente completamente isolato andrà giù, nonostante avesse la Fenice a disposizione non può fare molto, ha bisogno di tank, ha bisogno di supporting, ha bisogno di gente che gli copra, diciamo, la front line. Ovviamente la front line si intende tutta quella parte iniziale in cui noi troviamo i tank, troviamo assassini, melee e via dicendo. Intanto il tempio numero 1 è andato. Tempio numero 2 ovviamente continua a dare gli ultimi colpi, e adesso ci si lancerà per l'obiettivo un po' più grosso all'interno della mappa. Ricordiamo, il boss può pushare soltanto la bottom lane, e soltanto la bottom lane cosa significa? Significa che per prendere eventualmente qualche fortezza in più fa molto molto comodo. In più ricordiamo, hanno Sylvanas, quindi adesso potrebbero andare a stannare. La controparte ovviamente offensiva degli avversari, non c'è molto da aggiungere. Hanno ovviamente individuato la possibilità di team fight, hanno ovviamente
individuato la possibilità del boss, ma non ci possono fare assolutamente nulla, non possono fare assolutamente niente per poter bloccare questo boss o perlomeno per contestarlo, perché se si stanno per organizzare, sì sì, decisamente si stanno per organizzare, Team Red è pronto, potrebbe lanciare un po' di ulti, infatti già arriva la ulti di Keltas che cerca di counter pushare quella torretta di Tacus, vediamo anche ovviamente la ulti di Valla che sta cercando di stannare, ma non ha fatto molto altro, intanto il boss imperterrito continuerà a pushare, a mettere pressione sulle strutture, siamo un 17, un sonante livello 17 e a breve ovviamente un livello 18 se Sylvanas continuerà a prendere obiettivi, se Sylvanas cercherà di pushare le torrette in top. Tutto è possibile, la partita ancora non è stata scritta, non è stata decisa. Un po' di dubbi ovviamente ce li ho per quanto riguarda il game in sé, perché Team Blue non si sta lanciando come dovrebbe. Non si sta lanciando come dovrebbe, non sono aggressivi il giusto, hanno fatto delle rotation un po' flebili all'inizio, non erano eccezionali. Diciamo, hanno subito più che altro dai Red, hanno subito tantissimo. E dall'altra parte comunque... Comincio ad avere i miei dubbi. Secondo me questa team fight potrebbe essere quella decisiva, quella che mette diciamo la chiusura alla partita, perché sono semplicemente posizionati meglio. Guarda, il Team Red è già lì, sono già pronti, devono soltanto decidere quando entrare e quando utilizzare le loro ulti. Le loro ulti ovviamente sono tutte pronte tranne quella di Tychus, che fa maggior DPS all'interno della team fight, quindi ingaggiare o non ingaggiare, prendere un bersaglio singolo o meno? Beh, la risposta ce la dà ovviamente Malekith che entra all'interno, intanto alla finisce di Keltas, cercherà di fare i più danni possibili, ma Keltas si ritrova lì isolato, Rengar non riesce a dare la heal, oh mio Dio, questo potrebbe essere un grave, grave, grave errore, e intanto Gono che è rimasto da solo, si fa il primo, si fa il secondo, si fa il terzo, probabilmente vuole andare su Jaina, ma non è abbastanza, è rimasto soltanto questo Nazibo isolato, lo vediamo benissimo, isolato dall'elementale di Jaina, e verrà chiuso. Hanno aspettato il momento giusto, hanno aspettato il momento ideale per entrare all'interno della team fight e ce l'hanno fatta. Complimentoni, però il game potrebbe essere chiuso se Sylvanas si decidesse a dare una mano. Aspetta ovviamente gli ultimi colpi, sta aspettando di buttare lentamente giù quella fortezza grazie al tempio. Appena finito deve correre lì, deve dare una mano a Tychus. Tychus anche non dovrebbe avere problemi infatti a utilizzare la sua prima spell sulla fortezza, e questa potrebbe essere già la prima fortezza della partita che va giù, e tanto 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 svantaggio per gli avversari. Non è un granché. Non è un granché da vedere delle team fight così poco coordinate. Credo che ci siano dei problemi di comunicazione a livello proprio dei teammate. È un peccato. È un peccato perché potrebbero sfruttare, diciamo, al meglio possibile questo livello 17. Hanno Keltas. Questo significa che dal livello 17 lui sblocca questa abilità particolare. La vediamo. Incendio. Colonna di fuoco applica bomba vivente agli eroi. Quindi Living Bomb. Cosa significa? Che ogni volta che lui utilizza le sue sfere per rendere la colonna di fuoco più potente, per fargli coprire un raggio più grande, essenzialmente lui applica bomba di fuoco a tutti. Questo significa che tutti esploderanno in combo. E non solo, quando esploderanno, esploderanno con un danno maggiorato del 75%. Quindi è grave. È grave, perché in quel caso sciotti un'intera team fight senza alcun problema. Puoi vincere la team fight con la pressione di un tasto, ma ancora non se ne è vista. Intanto cercano di contestare il campo, Valla troppo avanti, infatti viene presa dall'arrow di Sylvanas, oh la ulti di Rengar che intanto entra in combinazione con gli altri, vediamo un Uther che beccherà, ma ovviamente il campo non è stato contestato e Valla era fin troppo avanti, mai mettere sulla first line un assassin, specialmente un ranged, perché non può reggere la valanga di DPS che gli arriverà addosso. Intanto guardatelo, mamma mia, Muradin molto 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 aggressivo, Nazibo che andrà giù, e non capisco questo tipo di aggressività. Devono aspettare, devono concentrarsi, focalizzare l'obiettivo. Chi deve andare giù deve andare prima all'elementale, perché dà tanto tanto fastidio all'interno della team fight. Poi devono eventualmente andare su Jaina, che non ha escape mechanism. Poi si possono decidere eventualmente, oh, andiamo su Tychus, andiamo su Sylvanas, uno dei due può fare la differenza. Ancora non ne sono sicuro. L'importante è che devono cercare di prendere questi obiettivi focali. Ma come fai? Non puoi, perché sono così tanto aggressivi col Team Red. Guarda, infatti adesso forse c'è un accenno di team fight, ma non vi saprei dire. C'è ovviamente Little Tony con il suo Rengar, c'è ovviamente Jaina, ma anche il DPS, eccolo qui, è arrivato Tychus, la ulti è stata sprecata, infatti è completamente out of position. Oh my god, quel Tychus che intanto utilizza pelle di pietra per poter tankare i danni. Meraviglioso, Rengar intanto utilizza la sua ulti anche se non era completamente dovuta. Intanto, vediamo che sta beccando completamente il nanetto. Non può ingaggiare più in questa team fight. Anche Keltas probabilmente è prossimo ad andare giù, perché Jaina è fin troppo potente, fin
fin troppo imbarazzante. Fa dei danni assurdi. Non c'è veramente pan per focaccia. È veramente assurda. Fa troppo danno e ha troppa presenza all'interno delle teamfight. Grazie ovviamente a Rise Shard. Come bloccare appunto Jaina? Devi prendere eroi forti come Illidan. Ma Illidan, per quanto sia appunto uno special, per quanto sia appunto un melee assassin, se viene bannato all'inizio di ogni singolo game, non può farti la differenza. Perché è fin troppo grosso Illidan per poter essere sfruttato nelle varie partite. Raramente fanno passare un ban o una pick del genere. Molto, molto, molto raramente. E infatti ora si stanno trovando col problema di avere ben due templi che sparano direttamente sulla loro posizione, sul loro Nexus. Potrebbe essere un GG, decisamente lo è. 21 contro 19. Le ultime ormai sono pronte, sono a livello 2, fanno la differenza. La vedo un po' così. È un po' underhyped come partita, perché mi aspettavo un po' più di aggressività ovviamente al team blu, ma in questo caso non hanno fatto una grande grande differenza. Ora, il problema principale è come, diciamo, dare la pushata finale, perché Entropy con la sua Sylvanas intanto è stata già presa sotto scacco e già ovviamente sta beccando tranquillamente. Come prendere? Eventualmente cerchiamo di fare un boss, cerchiamo di prendere un obiettivo del genere, ci può stare, ma devono essere in grado di prendere gli obiettivi. Uther è il prossimo che andrà giù. Guardate quanto range ha quella torretta di Tacus, veramente assurda. E non solo, slowa tantissimo Nazibo intanto che fa un oh gran bella prigione di zombie, ma non basta, non fin troppo movement speed, e intanto arriverà il top time probabilmente da Rengar che blocca completamente. Oh boy, non riesco. Comunque il disengage è veramente eccezionale su Muradin, però non è abbastanza, perché quando disengage tu sei un tank, tu devi rimanere in fight, il disengage deve arrivare solo alla fine, e infatti stanno avendo dei problemi. Dall'altra parte il loro tank è molto molto più incisivo, sia per quanto riguarda stun incanalati, stun connessi, sia per quanto riguarda ovviamente l'aggressività, il posizionamento all'interno della sua team fight. Ora, in generale, credo che possano lanciarsi per un ultimo push. Il boss l'hanno lasciato perdere, ma secondo me dovrebbero insisterci leggermente. Però, oramai, 19 minuti della partita, siamo in late game, sono spawnati fantomatici tre tempi. Templi è abbastanza chiusa la partita, anche perché hanno fin troppo vantaggio. Ora, tutto è possibile, ma vincere una team fight, prendere tre templi contemporaneamente per poi cercare di chiudere il team blu è fin troppo assurdo, è impossibile da fare. Infatti hanno già Tychus in top, stanno cercando di mettere Jaina e Rengar in mid. Per quanto comunque uno è già assicurato, quindi per quanto tempo essi vogliono far perdere, c'è poco da fare. C'è veramente, veramente poco da fare. Ok, Rengar è stato startato. Rengar infatti andrà giù alla velocità della luce. Vediamo Jaina ovviamente che cerca di andare là. Però ovviamente i colpi arrivano. La partita è chiusa. Ed è stato un peccato. Un peccato subito ovviamente dal forte, forte, forte rotation. Intanto vi ringraziamo per aver seguito. Vi mandiamo un messaggino del nostro sponsor. E saremo tra voi, con voi, per voi a brevissimo. Dovremmo esserci. Comunque,
soliti problemi tecnici, regia, come classico che sia ovviamente per il primo streaming della serata. Comunque abbiamo preso i vostri feedback, abbiamo dato un'occhiata alle vere chat. Come al solito, grazie per averci seguito. Dei game un po' sottotono, dovremmo dire. Se c'è una cosa che non abbiamo potuto fare, dato che non c'era un caster tecnico questa sera, è analizzare quanto fossero sbagliati quei talenti. Abbiamo visto un po' la build di Val, abbiamo visto un po' la build di Keltas, specialmente sulla seconda skill. Yeah, non è eccezionale. Però comunque, ricordiamo, l'importante è partecipare. È facile parlare, è facile, diciamo, giudicare attraverso lo stream, ma l'importante è essere parte della community, essere parte del torneo. E anche voi avrete la possibilità di iscrivervi alle prossime cup, quindi vi ricordiamo, ovviamente vi preghiamo di lanciarvi in questa avventura, perché è importante. Se questi tornei vanno bene, specialmente per Nvidia, Planet Cup, ce ne saranno molti e potremo fare cose sempre, sempre più importanti. Io sono Merlo, grazie dell'attenzione e grazie di nuovo per aver seguito questo stream. Ci rivediamo mercoledì o eventualmente per il post-patch alla prossima volta.